ben venga un percorso di questa consapevolezza, ma ben vengano mille mostre come questa. Eppure il mio essere in maniera quasi connaturata, molto disincantata sulle intenzioni, mi lascia qualche perplessità. C'era chi diceva che la via che conduce all'inferno è la stregata di buone intenzioni. Io non so se è così, però so che se la direzione del partecipare a un evento è quella da lei indicata, è sicuramente quanto di più auspicabile noi possiamo augurare a noi stessi e agli altri soprattutto. Prego. Dottor Montanari. Allora, io intervento, anzitutto vi ringrazio per questo dibattito su questi temi che sono assolutamente tabù. Spazio dato sulle pubblica, che pure poco, è comunque qualcosa di eccezionale. Allora, la mia è una testimonianza, dovrà essere un contributo, visto che la discussione è ricca ed è una discussione pesante. Da un punto di vista di chi non tocca quotidianamente questo tema, ma lo fa da una professione affine, che non è quella medica, noi abbiamo parlato fino adesso di volontà. Per come voi conoscevate vostra figlia, la sua volontà era chiara. Vale a dire, ci sono delle persone per le quali non è necessario lasciare un testamento o lasciare scritto che qualora il corpo dovesse fermarsi, loro non vogliono più procrastinare questa esistenza. Quindi noi abbiamo assistito nel vostro caso, nel caso di tanti altri, a una modalità per cui la medicalizzazione imperante che oggi c'è va e schiaccia quella che è la volontà. Una volontà che non è mai detta, vale a dire si dice, si presume cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto. Il mio punto di vista, e quindi mi allaccio anche al discorso che ha fatto la signora, tocca invece un ambito molto più particolare, dove in molti casi la volontà c'è, ma è quotidianamente negata, e nei confronti della quale noi non possiamo fare nulla. Se voi pensate un attimo a che cosa sono alcuni tipi di disturbi mentali, in particolare mi riferisco alla melanconia o alla depressione grave. Allora, già definirli disturbi mentali è una storpiatura. Il soggetto melanconico, il depresso grave, il depresso lungo, dal mio punto di vista, ma non solo mio, non è un soggetto con un disturbo mentale. È semplicemente una persona che la sua volontà di non vivere la dice tutti i giorni. Quotidianamente, quando si lavora con i depressi, intendo ovviamente depressi alla Ellen West, non le persone che hanno depressioni legate alle contingenze della vita, noi siamo costretti, psicoanalisti, medici, ogni giorno ad allestire una specie di gran caravanserraglio dell'ascolto, dove reciprocamente ci diciamo a che punto è il percorso di terapia o recupero, e senza che noi lo vogliamo, che cosa facciamo come atto non naturale? Diamo l'idea che una volontà possa essere curata o modificata o storpiata. E questa è la grande contraddizione che io vivo quotidianamente e altri colleghi che fanno il mio stesso lavoro. In alcuni casi, che ovviamente sono una minoranza, ma ce ne sono e sono veramente tanti, nessuno di noi crede che l'ultimo farmaco di ultima generazione possa far rinascere un desiderio di vita laddove non c'è. Non c'è perché non c'è mai stato. Quindi immaginate che cosa significa lavorare con persone che quotidianamente dicono il mio solo scopo è non vivere più, e dover ogni volta allestire lo spazio per riceverli ancora, e molte volte sentirsi dire io dottore vengo e le racconto questo perché l'alternativa che molte volte mi aspetta è una negazione ancora più radicale della mia volontà, cioè se io decido di lasciarmi andare mi tocco un trattamento sanitario obbligatorio, che è molto peggio di quello che stiamo facendo qui, che ha un velo di ipocrisia, ma almeno per questa ora si parla di temi che non sono banali. Ecco, ho dato questa testimonianza per rispetto profondo al tema che questa sera è stato toccato, infatti è un argomento che non è che si possa spendere tanto facilmente, nemmeno tra i colleghi, una buona parte dei colleghi
vive di questo furore medicalizzante, tale per cui tutto comunque deve essere guarito, ripreso e risollevato, che è una cosa che non mi appartiene come psicoanalista. Lo psicoanalista ha come punto centrale la volontà del soggetto, anche quando la volontà è quella di non esistere più, di non vivere più. Magari come spunto accessorio, visto che il tema qui è stata, diciamo così, una sorta di usucapione che viene fatto sulla nostra volontà, una sorta di diritto, di espropriazione, come avete detto, per cui io non sono libero, o i miei familiari non sono liberi di decidere quello che la mia vita significante ha lasciato intendere a tutti. Ho fatto vedere che è sì forte nel campo della medicina, perché c'è il corpo, c'è l'impatto. Noi abbiamo purtroppo visto Eluana non nella sua quotidianità, nel fiore della sua bellezza, ma costantemente con questa inquadratura rigida, mortifera di questo corpo immobilizzato. Ecco, questo andava sugli schermi e buca e accade tutti i giorni. Ma esiste tutto un altro mondo di persone che voi non vedete mai in televisione, non vedete mai, perché sono corporalmente vivi come lo siamo noi, ma interiormente non lo sono più da molti, molti, molti anni. Ed è un campo molto vasto sui quali, credetemi, né in questa generazione né nella prossima sarà facile, almeno da quello che è il mio punto di vista, poter dire qualche cosa che sia diverso dal curiamo, riprendiamo e raddrizziamo. Scusa, guarda, ti ringrazio moltissimo di questo tuo intervento e mi sembra di poter dire che sono totalmente d'accordo con te, ma quindi qual è l'atteggiamento del terapeuta nei confronti di una non volontà? Quale potrebbe essere un buon atteggiamento, diciamo così? Questa non è una domanda. Allora, facciamo così. A monte, l'analista sceglie la vita. A monte l'analista sceglie la vita. L'analista sceglie la vita, cosa significa? Che un soggetto che tenta 12 volte il suicidio ha il diritto di un luogo dove poter dire che si può ricominciare, un luogo di parola, anche un luogo farmacologico. La mia presa di posizione è che eticamente, nei casi di melanconia grave, io non parlo nome ovviamente di molti colleghi, si fa la scelta di esserci. In nome veramente di un'etica della vita più allargata, ma tutte le volte che esserci significa dire perché, almeno lei non mi dà l'autorizzazione a chiudere, si va a casa ogni volta tagliati di più, senza soluzione. Cioè sono quelle veramente quelle zone di confine sulle quali non è semplicissimo. Una parentesi. Ho visto mesi fa un film di cui non ricordo il nome, che è un film che finisce in maniera drammatica, dove c'è una casa di cura, forse lei l'ha visto, perfetto. Una casa mi ha incuriosito molto perché era una casa di cura dove c'erano solo i depressi gravi, solo i melanconici. Trattamento, terapia, riabilitazione, tra l'altro un film meraviglioso, poca musica, molto bianco e nero. Allora c'è questo medico che con desiderio, con forza, crea questa grande struttura perché il suo scopo è guarire i depressi, recuperarli. È una situazione che vede sempre lui presente e tutto deve sempre essere sotto controllo e monitorato. Nel momento in cui lui viene meno, i pazienti di questa casa di cura uno a uno si tolgono la vita, progressivamente uno a uno. Questo era un inciso un po', non molto, diciamo, lieve, ma... Grazie. Posso rivolgere una domanda a lei? Ecco, lei ha sentito Franco come la stampa o i media hanno pubblicizzato questo. E se mi dice secondo lei il suo punto di vista, e soprattutto lo capita male, l'arte e la filosofia danno un grosso contributo, tutte le manifestazioni artistiche ad affrontare questi problemi. Allora l'avevo capito male, perché bisogna dire grazie a Franco e grazie ai due filosofi, veramente, soprattutto, non solo a Eluana. Allora mi dica perché, sempre in relazione al body world, come mai c'è questa discordanza?
l'atteggiamento della stampa, se era per questo un capitolo della domanda, cioè l'atteggiamento della stampa rispetto a certi temi è un atteggiamento sempre molto, come dire, strano, cioè ci sono quelli che approfondiscono, ma il più delle volte sono solo dei contributi disinformanti e piuttosto fuorvianti, ma perché sono dei temi complicati, sono dei temi che vanno a toccare certe sensibilità, e quindi è chiaro che la stampa lavora un po', come dire, sul grande margine, lavora sulla finezza delle cose. Potremmo entrare in un dibattito enorme, quindi io quello ormai ho imparato anche ad attribuire, come dire, personalmente gli do un'importanza relativa, cioè le informazioni cerco sempre poi in qualche modo di andarle a verificare o di approfondirle di persona. Quindi io credo che il grande tema sia dare degli strumenti di conoscenza alle persone, che non sono solo attraverso la stampa, ma attraverso mille modalità, che sono appunto anche l'arte. Ma perché non ha voluto pubblicizzare nel modo dovuto, secondo Franco? È stato molto chiaro. Io vorrei una sintesi sua del perché. Perché la stampa non l'ha voluto pubblicizzare? Sì, nel modo dovuto, le ho detto. Come ha fatto rilevare Franco. Potremmo perderci, credo, intanto. Io non faccio difendo, per carità, la stampa, non solo del mestiere. Credo che ci sia un atteggiamento, come dire, ma non so, cioè, forse bisogna vedere anche come è stata gestita l'arrivo di questa notizia in una redazione, è passata come tra le mille cose degli eventi di oggi, o se invece è stato dato un valore al tema che si dibatte. Cioè davvero credo che sia un po' complicato analizzare il perché i giornali danno così poca importanza. Io so che quando si parla di certi argomenti, se lei nota, la cosa che viene più evidenziata è l'aspetto forse del gossip, l'aspetto della cronaca nera, l'aspetto, come dire, vogliono mettere in risalto più le cose, più certe marginalità che forse la sostanza di argomenti o di scelte. Quindi io ho imparato però personalmente a prendere un certo distacco, e quindi mi preoccupo. Io stasera sono qua lo stesso, anche se lo pubblico ne sono sei righe, capito? Beh, scusate, posso dire una cosa a Franco? Io sono qua perché io faccio parte dell'organizzazione di Body Wars e ho voluto Franco con questo progetto, e certo, mi hanno concesso questo, com'è la mostra. La mostra, come diceva la signora, ha avuto grossissimi problemi e grossissime censure dalla stampa, ma a Milano, io l'ho seguita anche a Milano, e quindi non mi meraviglia che anche su questo appuntamento di questa sera ci siano state delle scelte fatte, come dice Franco, o insomma non approfondite, diciamo, c'è, così rimaniamo pure nel vago. Mi ha molto colpito il suo intervento, perché anche secondo me questa mostra smuove nel pubblico queste riflessioni che hanno smosso, cioè poi, come dice giustamente anche lei, il pubblico raccoglie quello che deve raccogliere da questa mostra, però io penso positivo come la signora, perché anche su Milano tantissimo pubblico invece ha avuto il canale di lettura che ha avuto la signora su questa mostra. E mi viene da pensare che su questo evento di questa sera si sia un po' seguita quest'onda un po' che la stampa ha avuto su questo evento, su Bologna, su Milano. E per assurdo a Roma l'Osservatore Romano era uscito con un articolo che anzi lo dava la mostra, quindi ci sono gli assurdi che ha avuto meno censure a Roma. A Milano, ad esempio, l'assessore che ha dato l'autorizzazione per farla poi ha censurato una parte della mostra che era legata alla natività, eccetera. Per cui ogni città, e come dice lei, la stampa poi è intervenuta sulla mostra, magari anche senza vederla, con delle opinioni fatte sul vissuto proprio. Per cui, scusate, ho aperto la parentesi. No, scusami, hai ragione, Olga, perché secondo me non si è compreso bene quello che diceva Francesca, perché la mostra, io personalmente l'ho vista e la consiglio assolutamente di vedere, la mostra del Body World, è una mostra molto bella e molto intelligente. Quello su cui ci mettevamo l'accento è il fatto che diventa un fenomeno di massa. Potremmo dire la stessa cosa del Vermeer, della ragazza con l'orecchino, che non si trovano più biglietti, eccetera. E questo era questo il concetto, non entravamo nel merito della mostra in sé. Ecco. Credo, scusate, non voglio sottrarre, no, io credo che le persone hanno bisogno.
bisogno di vari modi, di vari approcci per arrivare a riflettere su certe cose. Questo può esserci uno, ci mancherebbe no, assolutamente. E quindi è importante però arrivare oltre, quindi ad accettare queste cose, a capire quanto è importante ragionare e soprattutto garantirsi questo diritto di scelta. Per noi dobbiamo essere noi, dobbiamo tutti noi darci da fare. Ecco, io vorrei ritornare un attimo su questa cosa qui dei giornali, perché forse non so, è possibile che io non sia stato chiaro su che cosa volessi dire. Allora, io ritengo che tutti noi dovremmo iniziare a problematizzare in maniera diversa la nostra vita. Uso il termine problematizzare nel senso che noi in qualche modo erigiamo dei campi, degli ambiti, no? Delle specie di campi di forza, no? Di problemi altrui, per cui noi racchiudiamo le cose dentro questi problemi altrui, cioè dentro cose che non ci riguardano, cioè noi di fatto viviamo, no? Nella separazione tra noi e il mondo, ma non è così, perché noi non siamo separati dal mondo. Allora, questa separazione che noi mettiamo costantemente, facendo che cosa? Cioè, considerando accadimenti. Allora, adesso qui siamo parlando e ritornando, ricito questa cosa discorso degli accadimenti, delle vicende di Leonardo Englaro. Bene, cioè lì siamo a un livello tale per cui si fa fatica, ma ce ne sono tanti altri di aspetti. Qui parliamo della morte, parliamo della libertà di poter disporre della propria morte, entriamo dentro degli aspetti, ma ce ne sono altri. Allora, quando parliamo di libertà di scelta, come possiamo scegliere, come diceva giustamente Francesco, come possiamo scegliere se non ci è dato sapere che esiste una scelta? E allora, chi occulta la scelta in maniera deliberata sta facendo qualcosa di gravissimo, questo a tutti i livelli, e ne assistiamo a livello politico, nella nostra vita politica di questo paese. No? Ne assistiamo a tutti i livelli, ne assistiamo nelle, per esempio, non so, in indicazioni utili, per esempio anche dal punto di vista medico-scientifico, assistiamo a un meccanismo di informazione che non, a volte non ci consente la scelta. E allora parliamo di scelta, benissimo, parliamo di scelta e io sono perfettamente d'accordo, ma allora io sono indignato da questo discorso dei giornali per questo motivo, cioè, ma lo sa perché? Perché fa parte del percorso di questa mostra, fa parte questo fenomeno altro, no? Da quello che ha scatenato tutte queste riflessioni, rientra dentro questo discorso perché è un fenomeno di sottrazione di che cosa? Di scelta, di possibilità di scelta, perché ci viene sottratta l'informazione e allora come faccio a scegliere? Se non so che ci sono due bottiglie, come faccio a sceglierne una? E allora devo bere sempre dallo stesso bicchiere, sempre dalla stessa bottiglia, che è l'unico dato che mi viene concesso, cioè, e quindi su cui io costruisco la mia idea di mondo, perché tutto il resto mi viene occultato. E allora questa non è una conquista grave, non è una sottrazione di identità il fatto di operare in maniera così pesante, no? Io credo che siamo proprio in una condizione di mancanza di senso di responsabilità, e come giustamente diceva lei, noi ci dobbiamo, e dobbiamo essere noi per primi, no? Ma noi per primi anche nella, io credo, nella giusta indignazione, per cui mi permetto
che se dobbiamo essere